Ecco fatto. Eccolo là. Ok. Unlock your full potential at Crack Addicts. Buona domenica a tutti, oggi qui con noi Martina. Allora Martina, so che vieni qui per mal di testa. Questi mal di testa, da quello che ho capito, stanno diventando sempre più importanti e fastidiosi. Dove hai questo dolore? Ti arriva come se fosse un casco dietro gli occhi? Come ti arriva? Qua nella zona più okay, frontale. Nel frontale delle tempie, esatto. Giusto? Fammi vedere una cosa, ti posso chiedere di venire qui? Guarda lì dove ci sono questi quadratini, rivolto verso lì, vieni pure un po' più avanti, così va bene. Mi dai le braccia? Hai messo l'apparecchio, giusto? Sì. Spingi in alto, spingi forte le braccia in alto, resiste la mia forza qui. Ok, stringi per favore i denti, spingi in alto e subito qua cede tutto. Quindi sicuramente il muscolatura, la muscolatura della bocca ha qualcosa che non va. Posso chiederti di farmi vedere i denti così? Apri, ok. Allora, tu hai una tipica, vedo, disfunzione della lingua, la porti bene in avanti. Fammi vedere di nuovo, scusa. Ok, quindi tu hai una condizione già più interessante proprio per la deglutizione, si chiama atipica. E il problema qual è? Che lei non ha abbastanza tensione, abbastanza comunque libertà di movimento della stessa lingua, infatti non tocca neanche il palato, vero la lingua? Di conseguenza quando inghiotta ha bisogno della cervicale per essere aiutata, eh? E questa già è una condizione di per sé molto interessante dal punto di vista clinico. Devi sapere che la lingua è una catena fa parte di una catena molto lunga, arriva fino ai piedi, fino agli alluci, ok? E porta proprio questa condizione, il bacino molto in avanti, anche se sei magra magra, hai proprio la tendenza ad avere come il pancino in fuori, Le scapole alate, leggera scoliosi e la testa molto in avanti come ce l'hai tu. Va bene, ti posso chiedere per piacere di nuovo le braccia? Ok, ti posso chiedere di portare la lingua, esatto, di là, spingi in alto le braccia, grazie, forte forte, e qua va bene, dall'altro lato spingi, qua va bene, portala in avanti, tipo per toccarti il naso, impossibile per te, spingi in alto, fallo, spingi, e qui cede completamente proprio, ok? Quindi hai una difficoltà non tanto laterale, ok, ma proprio legata alla trazione. Mi abbassi la testa e spingi in basso forte forte la testa, sarai super debole, vedi? È normale perché hai sicuramente moltissime tendenze a stringere i denti. Mantieni le mani qua, giù la testa, spingi in basso. E ora ritorna subito forte. Dice che cos'è questa follia? Semplicemente sono i punti, si chiamano neurolinfatici lasciati ai muscoli della bocca. Quindi è come momentaneamente se li stessimo escludendo dal nostro test. Li andiamo un attimo a trattare, così prepariamo proprio i muscoletti della bocca a far rinforzare un po' tutti i muscoletti attorno. Spingi, ritorna tutto forte. Ok, questo è già importante. Mi dai le mani, apri le dita. Tienile forti forti, non mi fare vincere. Ok, stringi. Ottimo, chiudi. Spingi in basso, in alto, di lato e in alto. Mazza, brava, ricettiva. Pancia in su. Purtroppo temo non basti, okay, a livello odontoiatrico, quindi sicuramente il bite contiene, ok? Però deve essere sicuramente seguito da, diciamo, un lavoro odontoiatrico più importante qui. Porta la lingua sul palato, anche se non ci arrivi, vai proprio, fai di tutto per stirare, stirare, stirare. Inghiotti. Porta la lingua tipo fuori, come per toccare il naso.
Vedi che ti viene molto male a muovere la cervicale, vero? Tanto lo devo fare io però, ok? Devi rimanere ferma, però. Se riesci, per favore, mantieni la lingua fuori. Guarda, guarda come proprio non riesci, no? A stare, la tensione è veramente esagerata. Lascia morbida. Sbloccherò la cervicale adesso, non ti fa nessun male, non ti preoccupare. Puoi spingere per piacere contro la mia mano qui, ruota verso la sinistra. Sì, uno, due, guarda di là. Ora guarda a me, lascia morbida. Fatto, visto? Spingi contro di qua. No, la mandibola verso di qua. Uno, due, guarda di là, guarda a me, lascia. Ecco fatto. Mi fai rivedere, porti la lingua su. Esatto. Adesso ce la fai, vedi? Sembra strano, ma è proprio vero. Sempre lingua su, per favore. Le braccia in fuori, così, bravissimo. Porta una fuori di qua e una fuori di qua. I piedi giù, ok? E i pollici, ok, come se volessi toccare terra. Lo so che tira tanto. Morbida. Lingua fuori. Testa indietro, bravo, lingua su. Tira un po', sì? È tutta la catena, una catena muscolare, la dobbiamo un po' lavorare perché è troppo 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 tesa, ok? Tira fuori per fuori la lingua e dalla me proprio, non è facile per te. Accettabile? Tira fuori, tira fuori. Lascia pure, bravissimo. Tieni. Dai pure fuori a me le braccia, bravissimo. Questo la tieni così. Morbida. Ecco fatta. Queste si spaventavano da morire, io lo so già. Attenzione che è caduto il cuscino, riportiamo tutto in linea. Eccoci qua. Bella dismetria sinistra. Qua mi fa nel cartone qua. Sempre più male, vero? Sì, alle spalle soprattutto. Ecco questa parte qua. Qui sopra proprio qua.
abbiamo, vedi, quest'area qui, costale un po' più bassa, cioè bassa rispetto all'altro lato, intendo, la K2 e K3 che sono in blocco, morbida, morbida, sentirà un bel click. Ecco fatto. Adesso sblocchiamo invece questa che è un po' più prima, seconda, morbida. Eccola là, questa che meraviglia, tutta libera. Abbiamo anche un problema dell'occipite causato dalla lingua. Gira la testa verso la tua destra. Aspetta che spostiamo i capelli, ti chiedo scusa. Che si qua. Dammi la testa. Giù. Ok. Morbida, morbida. Giù. Bravissimo. Va bene così, no, no, no. Fammi vedere, non è scontato. Infatti non serve. Meglio. Rilassati. Un bel respirone. Butta l'aria. Rilassa completamente. Bravissimo. Piacevole, sì? Sì, abbastanza. Qui fa male, sì, morbida, rilassa. Eccola là. Così, rimani in questa posizione. Stai giù, non ti preoccupare. Giù col braccio, la testa giù. Questa la dai a me, per favore. Tieni bene qui, morbida. Ecco fatta, dall'altro lato. Ok, zero male, giusto? No, no. Posso avere un attimo il braccio? Morbido. Ecco, pancia in su per favore. Ok, adesso ti devo chiedere, guarda, di rimanere con le braccia così, ok? Le gambe piegate, per favore. Di spaventare non succede niente, ovviamente. Solleva la testa. Ok, tensiona un attimo sul fronte i capelli. Ok. Ti chiedo soltanto una cosa, se ti dà fastidio con gli orecchini. Se io faccio questo fa male agli orecchini? No, no. Ok, mi fai un respiro. Quando butterai l'aria, io leggerissimamente tirerò, ma non farà niente di male. Butta l'aria, quindi prendi l'aria, butta l'aria, sentirai un piccolo clic. Ecco fatto, basta, ok? Ti allunga di 3 cm. Ah, ok. Esatto, cioè il livello di tensione praticamente si è, cioè è sparito, ok? Perché eri troppo tesa, quindi giustamente, ma è colpa della lingua, non è colpa tua. Adesso posso chiederti, guarda, scusami, guarda verso di là, inghiotti. Ok, già ci siamo un po' meglio, giusto? Allora, gira la testa, gira quasi, aspetta, morbida. Possiamo migliorare la parte finale, qua andiamo alla grande, vedi? Il problema è ancora qua, vedi? Ti fa male. Ora, scusa, dammi la mano, la mantieni così, e questa sopra di te, esatto. Un bel respiro, butta, rilassati completamente. Un bel respiro, rilassa, butta. Eccolo là, a posto. Vediamo se adesso ci siamo. La testa gira come a 360 gradi così, va bene? Perfetto, vieni in piedi cortesemente. Io ritengo finito il nostro trattamento, è un lavoro un po' più lungo, ok? Quindi chiaramente dobbiamo iniziare da un primo passo, giusto come un lungo viaggio inizia con il primo passo. Hai sicuramente tantissimo margine di miglioramento su tutti i campi, dal mal di testa, secondo me piano piano te lo dovresti Problema veramente principale. dimenticare, esatto. Chiaramente non è una cosa che può sparire in una volta, sicuramente può migliorare tanto in una volta. Oggi abbiamo qui con noi Giulia che viene da noi per un normale controllo posturale, non ha diciamo grossi dolori, ha delle leggere tensioni, diciamo anche posturali, anche da post allenamento in palestra perché fa pesistica nella zona delle spalle.
spalle, niente di così, ecco, invalidante e importante, però il controllo posturale è importante al pari del controllo per un dolore specifico, perché ti permette di mantenere la tua stabilità anche posturale nel tempo. Ti posso chiedere se hai dei click ogni tanto della mandibola quando apri, mangi? No. Ottimo, posso vederlo io un attimo? Apri la bocca, infatti c'è sulla destra, chiudi, apri, vedi che non so se ti rendi conto, se ora io te lo faccio notare, apri, ok, che esatto, sì. Si sente un po' più facilmente. Esatto. Mi fai vedere una cosa? Mettiti in linea, spingi in alto, ok? Semplicemente guarda, tocchi i denti l'uno con l'altro, così, senza stringere, spingi in alto, eccolo là, ok? Quindi sicuramente hai fatto bene, esatto. Stringi i denti, spingi, qui non succede niente, quindi anche tu giustamente hai ancora delle tensioni, comunque delle problematiche malocclusive, ok? Quindi il tuo dentista sicuramente ti dovrà ancora aiutare un po'. Fammi vedere i denti così. Non hai nessun tipo di disallineamento perché hai messo l'apparecchio, però c'è il però, hai una scoliosi. Quando ci sono delle correlazioni importanti tra la scoliosi e i denti, spesso la scoliosi peggiora quando tu correggi il disallineamento, certo, mandibolare. Questo si vede spessissimo, perché la scoliosi, quella, diciamo, chiamiamola patologica, perché voglio controllare delle cose. Mettiti pure la pancia in su. Ti chiedo di darmi per favore, guarda, questa gamba dritta dritta dritta, ok, il ginocchio dritto, non lo piegare, e mi spingi verso il tetto, ok? E come puoi notare, non c'è affatto forza, vedi? Io lo sapevo. Perché? Perché ci sono delle importantissime correlazioni biomeccaniche tra la mandibola e certi muscoli che poi vanno a squilibrare il bacino, ok? Infatti da questo lato mi potrei aspettare che invece è tutto forte, spingi verso il tetto, e infatti è così, ok? Posso anche notare una cosa, spingi verso di te qua il braccio, esatto, mi fai vedere l'altro lato, verso di te per piacere, vedi che qui non ce la fai, ok? Questo è logico, perché si creano delle debolezze specifiche dal lato opposto, ok, alla diciamo debolezza in questo caso del muscolo psoas sul gran dorsale, ok? Questo porta anche dolorabilità dalla spalla qui, che fa malissimo, ok? Qua forse un po' di meno, qua molto di più, ho ragione? Sì. È il lato del click, si indebolirà pure il muscolo sartorio. Mi mantieni questo così, resiste la mia forza, vedi che non hai nessuna forza qui, resisti, sì, vedi, è molto chiaro, ok? Ora io ti faccio vedere una cosa, tocca qui con la tua mano, esatto, e io ti faccio vedere che si rinforza tutto, ok? Dritto. Spingi verso il tetto, vedi come si rinforza completamente, sì. Toccala con l'altra mano per piacere, di là, okay. Non sempre così, grazie, sì, mi fai vedere qui, spingi verso di te e si rinforza completamente, ritorna con la mano opposta, grazie. Tieni questo qui, grazie, resisti, e si rinforza completamente. Quindi ti fa notare che questa problematica è clamorosamente legata alla mandibola a destra, dove proprio si sentiva questo rumorino, ok? Vedi che qui è anche molto più teso, sì, di qua, aspetta, qui sì, enormemente, eh? Che la tua mandibola era slittata verso destra, ok? È normale, perché c'era una scoliosi. Ripeto, ora non c'è più questo disallineamento della mandibola, però rimangono gli effetti, certo, vedi, sul corpo, anzi forse anche peggio, ok? Questo è anche importante, per esempio, nel rapporto collaborativo, ok, tra chi esegue trattamenti posturali, chiaramente con competenza al riguardo, e il dentista, che magari spesso è meglio fare delle altre cose in contemporanea, ok, per evitare i peggioramenti nella scoliosi. Apri poco poco, allora gli occhi li porti verso il giardinetto per piacere, solo gli occhi, apri un po' la bocca poco poco, ora guarda in alto a destra, morbida, ecco fatto, hai visto che bello? Non intrecciare le gambe, perfetto, morbida, spingi, guarda, in rotazione verso il mio dito,
Okay. Esatto, bravo, mantieni questa spinta, forza, forza. 1, 2, 3, lascia morbida. Eccola là, ha fatto male? 0. Ah, benissimo. Adesso piega per favore la gamba. Morbida, morbida. Bello scrocchio. Potrai notare adesso, senza toccare la mandibola, dritta, 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 spingi verso il tetto, è super forte, mantieni questo così, resisti, super forte, mantieni questo così, spingi verso di me, super forte, ok, subito tutto. Adesso ti chiedo di darmi le braccia, abbracciati, così, tieniti le spalle, piega le gambe cortesemente, bene bene per piacere così, esatto. Allora, okay. Ti chiedo di spingere con i piedi verso giù, verso il pavimento, no no no, verso proprio il lettino, come per sollevare il bacino, esatto, però non lo sollevare, mantieni solo la spinta, con le braccia spingi in alto verso di me, spingimi, spingi, 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 1, 2, fai un respiro, trattieni l'aria, spingi tutto, butta l'aria e rilassa tutto, eccolo là, hai visto? Bravissimo, giù le gambe, grazie. Rilassa. Sentite che bello scrocchione. Sì. Ecco. Qui fa male, vero? È un po'. Qua molto di meno. Sì. Vero? È normale, perché quando ci sono queste problematiche del bacino, dal lato dove si va andava a creare la debolezza del muscolo, ok? Il muscolo psoas, si va a creare una piccola problematica ad un legamento, che è quello, si chiama ileo-lombare, che andiamo a rinforzare in questo modo. Eccoci qua, molto bello. Vediamo se è tutto regolare, dovrebbe esserlo, e lo è. Fammi vedere qui il piede. Fammi vedere le braccia, dammi le mani, dritte così per favore, spingi verso il tetto. No, infatti sono tutte forti, molto bene. Ti alleni, bravo. Quante volte ti alleni? 3-4 volte. 4 volte. Ma spero 4 volte l'anno, come me. Fai il respiro, butta l'aria. Morbida la testa. Ottimo. Girati sul fianco, verso di qua, fianco destro, tutta quanta, anche il braccio. Questo lo pieghi, per favore. Mantieni questa posizione, per favore. Mi dai questo braccio? Lo mantieni qui, mi dai l'altro, cortesemente appoggia la testa sul cuscino, ok? Questo lo tengo, non mi aiutare che faccio tutto il movimento io. Okay. Esatto. Ti chiedo, guarda, di tenerti la mano, così. Ok. Rilassati completamente, non c'è nessun pericolo, tieni solo le mani là, morbida. Ecco fatto. Ti giri dall'altro lato, ti dispiace, grazie. Il braccio libero. Questo guarda, lo teniamo in questa posizione, questo lo dai a me, questo mi fai girare a me, non mi fare nessun movimento. Ti giri e ti metti in questa posizione, morbida, 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 rilassa, rilassa, rilassa. Hai visto quanto scrocchioni? Pancia in su, grazie. Ok? Rimani così. Voglio solo controllare un'altra piccola cosa prima di mandarti, di liberarti. Allora, si vedi che qua è un po' più libero di qua, lo senti? Lo senti tu stessa, non sì, c'è sì, niente di strano. Allora, porta, guarda, la punta dei piedi verso di te, verso la testa. Appena te lo dico io, vai vai. Ti devi lasciare morbida, morbida, ok? 3, 2, 1, lascia morbida,
Hai sentito la bella oscillazione? Sì. E adesso che ci sei libero, io dico di sì. Ha voglia, ok. Vieni pure seduta. Guarda come sono liberi i muscoli. Ti ricordi come eri tesa sì. prima? C'è molto molto lineare adesso anche la muscolatura. Guarda come è proprio piacevolmente palpabile. Allora, vediamo un po' qui. Ce n'è proprio una soltanto qua sulla sinistra. Bene, bene, bene. Guarda verso il tetto. Ora guarda il pavimento. Bravissima. Non c'è altro veramente da dirti. Vieni in piedi. Ti posso chiedere di venire là? Sì. Mi dai per favore le mani? Spingi in alto. Solleva un piede, non importa. Spingi. È perfetta. L'altro. Spingi. Super perfetta. Beh, direi che il nostro trattamento è finito. Fai qualche controllino per quanto riguarda i denti, ok? Che magari ti aiuterà un bite costruito. Già lo metto. Ah, bene, questo sarebbe interessante anche da testare nel tempo. Quindi se dovessi mai ritornare sarebbe fantastico poterlo vedere in modo tale da poter collaborare in modo più interessante col tuo dentista. È stato un grande piacere, grazie, grazie per aver seguito.